Domanda di rito, quando scrivi? Quando scrivo? Quando? Questa è la domanda. Quando sto solo. Quando ho la penna. Non sono sempre nel senso della comunità, della poesia, lui scrive quando sta solo. Va bene, giusto. Questo è flussi di incoscienza. Vai. Sento le voci nella testa, ma dopo poco mi accorgo che essa è la mia stessa voce che parla da sola con l'inconscio morto. E mi rivolto in un tutt'uno di pelle coperta, senza darle retta. Provo a zittirla, ma non ho sonno. Allora mi alzo, prendo il tabacco e rullo, ripensando alla coscienza incosciente del me fanciullo che si è persa per strada tra i ciottoli e gli avvallamenti di un percorso che ho percorso forse correndo un po' troppo. Sti cazzi la prudenza. Farsi male ti fa bene quando gli ematomi svelano l'essenza. Serve piangere per imparare a ridere. Serve studiare a fondo per dire beata l'ignoranza e poi rimpiangerla. Ti prego, dammi torto. Dimmi che sbaglio, così almeno potrò ritenermi punto e a capo e riformulare concetti ancora più complessi e nel contempo inutili. Dediti solo a tenermi agitati e svegli i nervi. Di notte scompare l'inibizione che sfoggi nelle ore di sole. Conosci meglio le persone senza alcuna distrazione e vai più a fondo di quanto potresti andare in altre ore. Ecco perché prediligiamo la notte per darci le droghe, all'amore o altre cose che accrescono tale sensazione. L'inibizione è un'oppressione che vogliamo scrollare dalla cute delle terminazioni nervose, a dimostrazione di volere una sorta di liberazione da ogni canone imposto, dalla fissazione che esista davvero qualcosa che dall'alto possa arginare ogni flusso verbale e mentale. Un enorme lobo frontale che ti avverte che non bisogna per forza rispondere ad uno stimolo vitale in maniera naturale. Scusate, ma ogni tanto divago e baratto la chiarezza con un vacuo viaggio mentale. A proposito di viaggi, mi sovviene dire che tale vernacolo venne coniato in un luogo dove tutti quanti presenti simpatizzassero gli allucinogeni. Quindi non so perché parlo di viaggi, se non ho mai alterato la mia percezione dei fatti tramite ipnotici dal carattere stupefacente che incrementassero i sapori nella mia mente. Questa è la prima strofa di O quello che serve. Vividi, lividi, vividi e graviti attorno ai tuoi limiti, contaminati da composti chimici affini coi modi di chi annunciativi misti a crimini, culmini di minimi abomini, uomini aguzzati ai canini, burattini vestiti da gentiluomini negli anni domini degli eremiti super uomini. Ribalti ciò che possiedi e corri a guardarti sugli spalti di blandi campi di sogni aridi. Confondi te stesso e gli altri con gli stessi argomenti basati sui grandi rimandi ancestrali demagogistici. Predisponiti a fruire invece di umiliarti, provando i vari tentativi di alienarmi. Non è così che fai valere le tue arti. Calmati, respiri lunghi e distanti. Se pensi a quello che vuoi dirmi invece di ascoltarmi, non hai modo di eventuali menotare sbagli. Grazie.